drink. He drinks the lager drink. He drinks the cider drink. He sings the songs that remind him of the good times. He sings the songs that remind him of the better times. Ciao ragazzi, in questo nuovo video, questo breve backstage che ti ho portato oggi, così cogliamo anche l'occasione per dare alcune considerazioni dopo un anno di utilizzo su questa Ring Light R200. La possiedo giusto da un anno. In tutta sincerità ti posso dire che non l'ho utilizzata moltissimo, però è una luce flash che vado a consigliare e adesso ne parliamo. Però prima concludiamo proprio lo shooting dicendo che, come hai visto, ho avuto tra virgolette dei problemi, però non mi ha causato, come si dice, dei grossi disguidi, perché queste foto non erano programmate. Come ti ho detto già due video fa, in precedenza, io, se posso, specialmente d'estate, do appuntamento molto prima alla modella, in modo che, se non la conosco, come in questo caso Diana è la prima volta che scattavo con lei, faccio delle foto di preriscaldamento. E dal momento che stavamo proprio aspettando la Golden Hour, che poi avremmo dovuto scattare a 500 metri da questa location, ci siamo dati appuntamento proprio qui, e pensavo che non ci fossero problemi, anche perché era sabato e questo centro commerciale, chiamiamolo così, era chiuso, quindi non creavo decisamente problemi al pubblico, ok? Però, come avete visto, a un certo punto è arrivato il guardiano e mi ha detto che senza un'autorizzazione non potevo scattare, quindi ho dovuto sgombrare. Non ho fatto ovviamente nessuna obiezione, non ho provato neppure ad insistere, anche perché con un guardiano non credo avrei avuto la possibilità di scattare, anche perché poi avrei dovuto chiamare il proprietario, il direttore, insomma, una perdita di tempo, quindi ho lasciato perdere e me ne sono andato. Ok ragazzi, quindi il consiglio che ti do, anzi te ne do due, specialmente se è un shooting decisamente importante, devi avere sempre l'autorizzazione sulla proprietà privata, non scattare senza questa autorizzazione, perché saresti decisamente deluso dal risultato che potresti ottenere proprio perché non puoi scattare. Altra cosa, specialmente se è importante e se devi scattare proprio da primavera, specialmente a fine autunno, devi avere sempre una location di riserva, specialmente anche non per i casi come il mio, ma soprattutto se piove. Ok ragazzi, quindi devi essere sempre pronto. Detto questo, concludiamo dicendo alcuni aspetti che ritengo importanti per tutti coloro che vogliono acquistare questa Ring Light. La vado a consigliare? Sì, soprattutto, anzi solamente direi, se la devi utilizzare in camera, ti avvicini alla modella con la Ring Light, è una catch light decisamente molto bella, ma ti devi avvicinare, ok?
Il risultato è sempre decisamente non bellissimo, almeno quello che ti posso dire io per i miei gusti, perché ti regala una foto decisamente molto piatta, ma a differenza proprio dello Speedlite, per quanto riguarda poi quelle brutte ombre che si creano sotto il mento, ecco che questo nuovo flash della Godox ti aiuta moltissimo, ok? È decisamente più pesante e anche più ingombrante, però secondo me è uno sforzo che potresti prendere in considerazione, perché il risultato è decisamente migliore, ok? Poi valuta te. Ricordo sempre che per utilizzare questa R200 hai bisogno di un flash della D200 o della D200 Pro, ok? Non è che tu acquisti questa ring light e poi scatti, ok? Hai bisogno sempre di questo flash. Quindi, per quanto riguarda l'utilizzo proprio off camera, io sinceramente non la vado a utilizzare moltissimo. Come vedi, la utilizzo giusto per fare dei video dimostrativi da portarti nel canale, ma personalmente non lo farei. Se hai già questo AD200, utilizzalo tranquillamente con i vari modificatori che avrai già acquistato, ok? Secondo me è la soluzione ideale. Perché dico questo? Perché il bello della ring light, non mi stancherò mai di dirlo, è proprio l'effetto che hai sull'occhio della modella, però ti devi avvicinare moltissimo, ok? Io di solito scatto con 1.85 con 135 mm, non è che faccio il classico, come si dice, reportage con foto praticamente dove prendo solo il viso della modella, LED shot, faccio una foto o a mezzo busto o la classica foto ambientata, ok? Quindi l'effetto che avrei con questa ring light non mi aiuta moltissimo, anche perché poi dovrei toglierla in post produzione, togliere lo stativo con l'R200, anche se alcuni di voi in questo momento staranno dicendo ma con la nuova versione di Photoshop beta, con il nuovo strumento in base al contenuto, avrai dei grossissimi risultati in maniera molto veloce. Però io, ragazzi, se ce la faccio, voglio togliere proprio già in fase di foto lo stativo dalla foto, che poi se non posso ovviamente lo lascio, ok? Giusto per rendervi le idee più chiare. Sarà una cosa che ormai è entrata nella mia testa, però dal momento che io non vado solamente a editare 2-3 foto come fanno alcuni, ne devo editare di più, quindi se lo stativo non è in mezzo alla foto lo preferisco, ok ragazzi? Quindi vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video, che sarà a settembre, quindi iniziamo questa nuova stagione, settembre, ottobre, che sono i mesi più belli secondo me per quanto riguarda non soprattutto la luce, ma anche i colori, insomma, l'autunno, insomma, tutti questi effetti che possiamo creare nelle nostre foto. Quindi iscriviti al canale, che sicuramente ti porterò i classici shooting autunnali, e come al solito vi invito a lasciare un like, che per me è importante, ragazzi. Il mio canale, tra l'altro, in quest'anno, ultimo anno, proprio dal 2022 al 2023, ha avuto una discesa per quanto riguarda le visualizzazioni. Non è che mi sia demoralizzato, però un po' di entusiasmo sinceramente è andato a calare. Quindi ho bisogno di voi, quindi datevi la forza di continuare, un semplice like ed è decisamente importante. Io non ho video privati, non devi pagare abbonamenti, non chiedo queste cose qua. L'unico aiuto è proprio un semplice like, un commento, e se poi vuoi aiutarmi decisamente di più, con il link che trovi in descrizione, sono link Amazon, che non fanno ovviamente modificare il prezzo del prodotto che vai ad acquistare, però io ricevo una piccola percentuale che aiuta proprio a mantenere questo canale, perché dietro a questi video, specialmente questi backstage, c'è molto lavoro. Tra l'altro io di solito utilizzo due camere, quindi un lavoro in più in post produzione, ma anche proprio quando li devo registrare, perché al 90% faccio tutto da solo, e capite bene che oltre alla mia attrezzatura da fotografo devo mettere anche due camere, ok ragazzi? Spero che abbiate capito, quindi supportate il mio lavoro e ci diamo appuntamento a settembre. Ciao e alla prossima!